Salve ragazzi, oggi continuiamo il rewatch della Genesis Arc di SMG4. Scorso episodio ci siamo visti un film, cioè già alla terza puntata ci becchiamo un film, ok? Ed è finito, signore, con un gran plot twist. In pratica ragazzi, quando hanno intrappolato il cattivo là di cui, cioè, di cui non vi posso ancora dire il nome, altrimenti spoiler, l'hanno intrappolato in una USB e hanno attivato l'antivirus. L'abbonamento a quell'antivirus era scaduto e quindi probabilmente... Vabbò, oggi facciamo in fretta perché oggi mi sa che vedremo due episodi. Sì, come vedete me la speedrunno. Forse lo potrei anche fare per l'anime arc. Vabbè, dovete capire che c'è. Io non voglio fare. Non voglio vedere altri video. Tutti con, che ne so, nessuna views. Mi ricordo che alcuni video reaction ad alcune arc avevano tipo zero views. Quindi meglio tutti racchiuderli. Vabbè, avete capito, ok. Comunque, nel dark web, ovviamente Paxter the Invader mi traduce le cose. In italiano, gli episodi italiani. Molto tempo fa sono stato mandato su. Scusate, sono successe cose. Allora, molto tempo fa sono stato mandato su questo pianeta tramite una chiavetta USB. Non ricordando nulla su chi sono io, ho cercato delle risposte. Durante le mie avventure ho fatto una grande scoperta: l'esistenza di SMG1 e un SMG2. Presumibilmente sono arrivati qui con la loro USB. Prima di sacrificarsi hanno fornito un'ultima richiesta. Anche noi abbiamo una capsula guardiana, trovala! Ti spiegherà tutto quanto. Bello fatto con Photoshop, cioè. Quindi ora devo trovare l'USB di 1 e 2. Di che diavolo parli, amico? Comunque, non abbiamo idea di dove sia la loro USB. Però noi sappiamo dove è la mia. Il best. Ok, a caso il messico. Cosa c'è scritto là? Ok, come testo c'era una battuta che il mio Dio è mio Dio, cioè sta quando esisteva sta battuta ad allenare il Chelsea c'era Tuchel, cioè no, anzi questa battuta è più vecchia mio Dio del Maracanazo, cioè. Cosa no, nel dark web, non ti ricordi? L'abbiamo spinta laggiù anni fa. Okidoki, allora andiamo a prenderlo, idiota. E ci serve un idiota per che passi il tempo sul dark web per guidarci. Oh no, Bob. Tu sei completamente inutile verso la città. Perfetto, puoi aiutarci. Wow, prima di tutto, va in secondo luogo. Diavolo sì, il dark web è il posto in cui ci sono tutte le... Con la mia streamer del dark web preferita, struzzi, pasta e burro. Il dito di Mario si sta divertendo. Però il diavolo va sul dark web per crittografarsi. Ci serve un hacker così posso fare delle... Melanie! Mister Potato che letteralmente pugnala a morte Jojo dei Griffin. Ehi Melanie, vuoi venire in un posto super fantastico? Non ci pensare nemmeno. Perché? Se Melon vede qualche cazzata del dark web sarà traumatizzata e si congelerà all'istante. Cosa? Ma lei ha letteralmente i poteri di una dea. Siamo all'innocenza di una bambina di 5 anni. Come Kirby, no! Ho letto il testo la prima volta, come Kirby. Ok, Paxter sei un grande... Andatelo a seguire, traduce in italiano gli episodi per chi non sa l'inglese. Sono Scatman, ok. No, voglio confidenza. Mario con la maschera di Berlusconi, niente confidenza. Che palle no, non mi occupo dei bambini. Ma ragazzi, abbiamo bisogno di lei. Va bene, la terrò d'occhio. Ok, cose a caso. Adoro. Ok, questo la terrà al sicuro. Simp! Il dark web!
Città 100 metri. Ok, andiamo a vedere dove è questa città. È un posto losco. E i papini volete la droga? Sì. Io sfoggi il mio sogno. Matt di Wii Sports. Oh no. Ti sfida a boxe e ti spacca il sedere. Faceva pena. VPN in saldo. Questa fosse strada, Bob. Dove stiamo andando? Abbiamo bisogno di una VPN che ci porti direttamente alla merce. Ma cos'è una VPN? Questo video è sponsorizzato da NordVPN, Mario, per poterti... No, non è sponsorizzato da NordVPN. Devo fare più battute su NordVPN, effettivamente. Grazie per averlo detto. Bob VPN. Ok, me l'ha fatto da solo la battuta. Le VPN sono mezzi che consentono passaggi sicuri attraverso il dark web senza... Vabbè. Qui c'è bisogno di un hacker per farla funzionare. Melanie, tocca a te. Non dobbiamo pagare per usarla. 2 milioni di dollari. Sono tutti Frea. Oh. È il computer di Fallout. Ehi, fermi, cosa state facendo? Oh no. Vai, Mario. Mario la... Oh no, Matt. Ora ti calcia. Proprio con la Master Hand. Cyber Tunnel. Maggie, sì, Maggie, Melody ancora a chierare. Quanto manca ancora all'arrivo, Bob? Ancora sta qua che schiaccia il burro? O no? Succede un computer rotto. Ora è un sito oscuro che cerca di connettersi alla nostra VPN. O no? Dio mio. Non lo so, non lo so, ma Eggman col torso lungo che balla. Boh. Non ho idea di cosa sia, ma è carino. Ok, vabbè, sono d'accordo un po'. Ora abbiamo trovato una zona di cipolle so oscure. Cipolle cosa? Ah! È che i siti del dark web iniziano con punto onion, cioè finiscono con punto onion. Questa l'ho capita. Oh no! La Tails Doll, l'SCP e Every Copy of Mario 64 is Personalized. Oh no! Oh, Melanie! Stai per assistere al ballo TikTok di Bob! Bob Girotondo! Ok. Ah, le mie palline! Oh no, la testa di Wario di Every Copy of Mario 64 is Personalized! Ed è proprio Mario ad affrontare! Oh no! Che cosa? Devo affrontare l'SCP. No, non mi ricordo come. Era tipo il 163. Ma non mi ricordo i suoi poteri. Era una statua. Oh, ma guarda, mi siamo tanto. Bello finge. Bello come fingere che stiano facendo qualcosa e dire che. Vabbè. Oh, mio Dio, baby, sei proprio tu. È proprio lui. Vai a schiacciare con i tuoi piedi un po' di burro. Cosa di più, baby? Ah, c'era qualcosa. C'era ok, ma era un insulto a Bob. Intanto è sputato un Teletubbies viola. Non mi ricordo che era Tinky Winky. No! Sono successo. Bello il Teletubby creepy che balla. Melanie, stai bene? Mi fa risvegliare Melanie. Non riesce ad hackerare il terminale, siamo fregati. Ok? Che succede? Guarda, Melanie, c'è il segno al monitor. E reggi. Cosa cavolo fai, Mario? Ma che ne so, lol. Davvero, non oserei farlo, ma. Qui stiamo letteralmente per morire. Oh no. La... Ah, deve fare la cosetta.
Ma che boop è? Kawaii. Genuina. Bello. Oh mio Dio. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Godo. Hackeraggio completato. E ora? Beh, mi immagino sia tutto. Ok, ragazzi. E si atterra qua nel dark web. Eccola lì. La mia USB. Dove la lanciate? Dopo hai detto: finalmente ho salvato il mondo. Oh. No, non sei SMG4, Mario. Perché le Angry Video Game Nerd che ti spara così a caso? Apriti sesamo. Bene, guardiano rilevato. Cacchio, c'è riuscito. Non saprei, non posso credere che abbia funzionato. È una libreria. C'è un'intera libreria in USB? Una cosa... No, mi dissocio dall'omofobia. Questi libri sono tutti file. Internet Explorer.exe. È un Pokémon, ma non mi ricordo qual era, perché non sono interessato ai Pokémon. Tutto ok, prendi il tempo. Raga, perché Internet Explorer. C'è Twitter, ok. Sono d'accordo. Oh, che carino. Inter quando dici qualcosa. Windows. Tu. Apri di vacca di Windows. O no? Mani in alto. Si è sbloccato il Pokémon. Oh. Come sapevo in quella parte. E vabbè, crasha sempre Internet Explorer. Ci siamo, le risposte sono qui. Oddio. È ora di usare il mio cervello. Oh no, Mario. No, Mario nudo. Oh. Oh. Che succede? Inizia la produzione della memoria. Aspetta. Saprò di più. Ma addirittura che va nel mondo reale, cioè. Quindi erano venute tutte in contemporanea. Ecco qua tutte e tre le USB che vanno tutte in contemporanea. Cimitero di internet molti anni fa. Questa è la chiave di SMG3 che sbatte là. Ah, vabbè, questa è quella di SMG4. E questa è quella di SMG. Ma in Brasile. Cioè, anzi, no ragazzi, se volete faccio. Per renderla ancora più meme, questa è Praia Mare. Se non mi ricordo male, a Praia Mare, tipo in una montagna, c'è una statua che è proprio simile a quella del a quella brasiliana gigante che fa così. Quindi sì, dirò che questa è Praia Mare per poter far diventare il studio molto più bello. So dove si trova la USB di SMG1 e SMG2. Sono un genio, sono un genio. Ok. Sono contento che questo viaggio sia andato più liscio del previsto. Già, nessuno è morto sorprendentemente. Aspettate, abbiamo dimenticato qualcuno. Mi sa Bob è andato. Struzzina. Bello sto gioco di parole. E mo, ecco la USB del cattivo. L'abbonamento. Però.
Oh yeah, baby. See, Quella guys, that was USB easy. è un virus e il tuo abbonamento all'antivirus è Guys, scaduto. where the hell Ragazzi, did you go? dove diavolo siete andati? Eccola qua. Antivirus La license licenza expired antivirus è tomorrow. scaduta al What? MOU. License Cosa expired? licenza Screw scaduta? that. I am paying for Non that pago crap. per quella cosa. Oh, Butterbird who's starting her stream up soon. Ok, I'm me out of here. ne vado, ciao. Quello è un occhio. Ok, anche questo episodio aveva un filo di sorpresa e potevamo anche concludere qua. Però, ragazzi, visto che non voglio un video di solamente con zero views, reagiremo anche al prossimo. Perché comunque sono tutti e due abbastanza collegati. Gli episodi che sono collegati ci sta anche a reagirli in singolo video. E quindi riproduciamo se Mario fosse nel Newgrounds. O meglio, ok. Ok, no, questo è Praia Mare. Ok, aspetta, che succede? Non mi. No. What? Molto tempo fa una misteriosa astronave proveniente da un altro universo si schiantò contro il fianco di una montagna. Molti anni dopo. Due eroi improbabili visitarono la montagna. Bella la intro, la Undertale, per trovare il veicolo spaziale e scoprire i suoi segreti. Non si erano accorti che in quella montagna una civiltà di un altro universo era in agguato. Se Mario fosse nel Newgrounds. Allora, per chi lo sapesse Newgrounds, allora, forse voi conoscerete Super Meat Boy, però per chi lo sapesse Newgrounds era, diciamo, un sito dove tipo mettevano un sacco di giochi, per computer che potevi giocare gratuitamente, un po' flash, cioè, fai un bel massaggio alla carne. Any sign of the Nessun USB segno anywhere, Mario? What are dell'ASB. you eating? Cosa stai mangiando? No, stai mangiando il povero Meat Boy. Oh, Sorry about mi him. scuso per lui, ma. Avete Have you seen a giant visto un USB enorme around you, USB qui in mister? giro, signore? Quella è la sua ragazza. E mo lui a caso muore. Che bello, ci provo anch'io. Super Meat Boy è un gioco difficilissimo. Ovviamente devi evitare tutte ste motoseghe con i mitragliatrici anche. Bello levitare gli ostacoli alla cartone animato che ce l'hai del tipo rimpicciolirsi. Il pollo è cotto, bene. Ultimo salto e. Usare il potere dell'amicizia. Ok, usa il cappello per saltare. Bene. Posso salvare la ragazza? Mario l'ha schiacciata. Questo è il meme di Saddam Hussein. No, non può. Non devo citarlo. Vabbè. E comunque, Castle Crashers. Un personaggio. No, non è di Genshin Impact. Genshin Impact sarebbe diventato popolare. Bene, SMG4 regì. Simpa alert! Una donna, sposami! Facciamo un bambino! E mo' combatto tutti per la regina! Per la regina! Regina Calcio 1914! Un'idea! Ehi, moschettieri! Per questo se alzo una ragazza vera quando poi si può avere. Oh no, hentai! Cos'è un hentai? Che boxing. Boxing. Boh. Voglio quella YouTube poop su Yotobi. Ma. Io odio YouTube.
Io odio il fatto che YouTube abbia deciso di abbia deciso che dopo ottobre di cancellare, cioè quando è arrivato ottobre sono stati cancellati tutti i canali che l'ultimo video che avevano caricato risaleva più di 2 anni fa. Cioè tutti i canali che non avevano pubblicato un video in 2 anni erano tutti tranciati e molti canali si è sofferto tanto, perché adesso molti video incredibili me li dovrò vedere tramite le mie reaction. Cioè, e mi è venuto in mente questo, perché c'era un canale che faceva YouTube Poop, che le faceva su YouTube, erano molto lunghe, dove face lo faceva su molte recensioni, le metteva tutte queste recensioni in una. Ed era molto bella, e mi ricordo che in una c'era letteralmente la spia di Team Fortress 2, la canzone Bats. Via di qui, presto! Terry Stickmin Collection, mio Dio, la Distraction Dance. Ok. Martello, pistola, terrestre, asporto, sandwich, tra l'altro. O no? Evi. Oh no, mani in alto. Ora vai, dobbiamo salvarlo. Dovrebbe sapere dove è l'USB. Fare un meme, piangere, insultare, riflettere sulla vita. Ok. E chi diavolo saresti tu, eh? Tua mamma deve averti il suo proprio male. Per gli insulti dalle elementari, massacrato, cioè. Oh no, allerta intrusa, autodistruzione tra 10 secondi. Mario, fai qualcosa. Mangia. Ma mangia. Non altro, di nuovo quei testi. Ok, vabbè, questa era prevedibile. Ok, mangia. Boom. Oh no, Friday Night Funkin'. Gioco morto. Oddio, ma io sto ancora aspettando Friday Night Funkin', come si chiama? FNF Pold Dub, la mod di Friday Night Funkin' con Poldo. E io sto ancora aspettando il sequel, però non sta arrivando. Cioè, l'ha annunciato quest'anno Poldo, Friday però Night Funkin' è already scomparso, cioè, twice. ben 2 volte, sì, vero. No, del ciclo di Minions. Mi fa troppo ridere il suo nome, non ce l'ho. Pico School. Ok, Pico di Friday Night Funkin', sempre lui. Ma che? Iniziamo ora con la vostra materia preferita. Oh no, matematica. Ma perché sta facendo scuola all'aperto? Cioè che non è che ti. Cioè proprio ha messo tavoli, sei all'aperto. Giorno 19 bottiglie di sapone per piatti. Ok, adesso ho bombardato. 1, 2, 2 più 2, 4, 8. Non c'era tipo che c'erano i calciatori della Francia che tipo cantavano la canzone. Oh no. Va bene, eccone una facile. Quanto fa? 19. 21, 21. È troppo rigore, dice. No, scientificamente impossibile. Super Mario Bros. Z. Oh no. Uff. Wow, guardami. Mario è tutto pixelato. Dannazione, ancora sulla traccia dell'OSB. Oh, guardarla giù. Spaghetti. Sempre Mario nudo, sempre. No, Mario, non adesso. Dobbiamo trovare l'OSB. Un Goomba. Uff, Rip Mario. Esplosa gli spaghetti.
Non avresti dovuto. Sì. Letteralmente battaglia anime epica. Cioè, altro che Go contro Vegeta, abbiamo SMG3 contro. Sì, SMG8 contro SMG contro Mario. Oh, XD. No, vi prego, non Among Us. Proprio scattato con un normale anime di Dragon Ball in una collina. Se non avessi distrutto il mio amore, forse le cose sarebbero state diverse. Ma ora è troppo tardi. Ma Mario, fermati, io ho altri spaghetti a casa. E perché non l'hai detto prima? Forse se mi giù altro abbiamo una SMG da trovare. Muoviti, ci sono spaghetti che mi aspettano. Dammi solo un secondo, ok? Ma non so come si fa. Madness Combat. Okay. Da qualche parte nel Nevada. Ce l'hai tu uno, vile su. Perché uno? Oh no, stasera piangi. In alto i fucili. Tutto, proprio le mitragliatrici. Chi diavolo siete? Le strike. Allora, tutte le pistole, pum. Mario, vai con la formazione dell'elicottero. Tutti YOLO! KO! Non ce le ho le carte! Puoi uno! Ehi, un momento! Uno! Ho avuto uno per tutto questo tempo, stupido clown! E non è successo niente di che. A parte che sono morte un bel po' di persone, ma non è quello il motivo. Tankman. Ma ho scoperto che tutti i personaggi che proprio il finale di La vita è bella col carro armato e il bambino. Hitman. No, non vi prego, come si chiamava? Si chiamava tipo Hector, Harold, non mi ricordo che si chiamava. Cioè, di pista anch'io. Mario cursatissimo in sto modello. Il fatto è che non sono mai stato così eccitato nella mia vita. Rip allo sgorgio. Signori, signori, we got him. Di nuovo Greg TV. Troppi ricordi, eh sì. L'ultima arc di cui abbiamo fatto una rireazione è stata proprio la YouTube arc. Proprio la prima cosa che avevo pensato quando è morto lui. L'ho fregato. The Binding of Isaac. Ti devi spaventare. Ti devi spaventare. Oh no, dovevo aiutarlo. Mario? Che piagnone. Aspetta, non te qui, ciccio bello. Qui per il bimbone. Una scatola. Sì, un baule. O oh, un altro baule. Cosa trovi, Mario? Una banana. Boom, col martello. E ora signori, partiamo
aspettano tanto tempo. Mario, addirittura in sedia a rotelle. Lasciamo perdere SMG4, non troveremo mai la OSB. Yeah, maybe you're Sì, right. forse Because I'll never know the hai truth about my past. ragione. Non saprei Huh? mai. Oh, attenzione. What the heck is that? Cos'è quel bagliore? Quindi questo è Praia Mare? Però sì, dai, Praia Mare è principalmente, cioè, Praia Mare, scusa, spiaggia, vabbè, c'è in sabbia. Poi ce l'abbiamo fatta SMG4. Sì, non vedo l'ora di avere finalmente una risposta ad alcune domande. Eccoci. È tutto rotto. Tutto corrotto. Ma c'è, ma tutti gli episodi hanno un finale a sorpresa. Signori, però purtroppo dobbiamo attendere fino a domani per sapere che fine hanno fatto i nostri due eroi in questa chiavetta USB corrotta. Signori, noi ci salutiamo.